Siamo a Lecce all'interno dell'ospedale Vito Fazzi, che è l'ospedale della città, e abbiamo di fronte il padiglione DEA, il Dipartimento di Emergenza e Accettazione. Quando è stato pensato, è stato finalizzato a raccogliere tutte quante quelle reparti ad alto contenuto tecnologico e ad alto carico assistenziale, come le rianimazioni, come le terapie intensive cardiochirurgiche, l'emodinamica. È arrivata l'infezione da coronavirus, c'è stata una revisione dei piani regionali e quindi in corsa abbiamo dovuto trasformare questa struttura in un ospedale Covid, pensando sia alle degenze ma anche ai percorsi intensivistici che devono effettuare quei pazienti che, pur avendo l'infezione da coronavirus, hanno un infarto, hanno bisogno di uno stent o hanno bisogno di un intervento chirurgico. Il pronto soccorso è diviso, pronto soccorso Covid, non Covid. Qui arriveranno i Covid e verranno studiati uno per volta. Qui siamo nel reparto di degenza destinato ai pazienti Covid. Abbiamo 40 posti di degenza con stanze a due letti provviste di bagno. Abbiamo due stanze di terapia semi-intensiva per quei pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria con i respiratori. In più abbiamo due moduli di rianimazione da 8 posti letto in primo modulo e poi altrettanti all'interno del secondo modulo. In questo modo, man mano che aumenta la pressione, abbiamo la possibilità di gestire sia pazienti in ricovero ordinario sia pazienti in terapia intensiva. Questa è la sala ibrida, è una sala, diciamo, di indirizzo cardiologico dove possono essere fatte tutte quante le procedure mini-invasive sia di interesse coronarico sia cardiochirurgico. Questa sala la attiveremo insieme ad un'altra sala proprio perché dobbiamo prepararci all'evenienza di avere delle persone con un infarto acuto. Se queste persone hanno anche un'infezione da coronavirus, dobbiamo prima pensare a salvaguardare il cuore e poi procedere a salvaguardargli la funzione respiratoria. E siamo in corsa. Adesso abbiamo quasi completato tutti quanti gli allestimenti, in particolare per il primo modulo. Andremo per step. Il primo modulo sarà caratterizzato dal pronto soccorso, da 40 posti di degenza e da 8 posti di terapia intensiva. Da lì, in funzione dell'andamento dell'epidemia, vedremo di allargare l'offerta passando al primo piano e al terzo, sperando che nel frattempo tutto quanto venga risolto.